Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Una buona giornata dalla redazione, in studio Edoardo Paradisi. Apriamo parlando di siccità in Piemonte. Il governatore Cirio sollecita il governo, dichiari lo stato di emergenza a rischio animali e ortaggi, e intanto però finalmente arriva la pioggia, ma c'è il rischio di nubifragi, potranno localmente durare per 5-7 ore, ma su Torino e provincia subito dopo tornerà il caldo africano. Le elezioni, successo del centrosinistra nel ballottaggio delle comunali in Piemonte, Patrizia Manassero conquista Cuneo, Giorgio Abbonante strappa Alessandria al centrodestra e al sindaco uscente Gianfranco Cuttica di Revigliasco ad Acquiterme, e Savigliano eletti due ex Movimento 5 Stelle. Precipita dal quarto piano grave una bimba di 2 anni e mezzo, ancora ad accertare la dinamica dell'accaduto, l'incidente a Romagnano Sesia nel Novarese. Il delitto di Sale, udienza di convalida del fermo di Luca Orlandi, 24 anni, l'agricoltore di Sale, che nella notte fra venerdì e sabato ha confessato di aver ucciso l'insegnante d'inglese Norma McGardy, 75 anni, in seguito a un litigio. Il Covid in Piemonte, sono 1.124 i nuovi casi, tasso di positività al 12,9%, in aumento il numero dei ricoverati, 301 nei reparti ordinari più 22 e 10 in terapia intensiva, una unità in più. E chiudiamo con il calciomercato della Juventus, conto alla rovescia per Di Maria, l'accelerazione nella trattativa tra il team del Fideo e la Juventus, l'entourage dell'attaccante argentino, siamo agli ultimi dettagli, attendiamo l'ok. È tutto, grazie per averci ascoltato, in regia Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.